Murales dedicati al tema della pace, composti con semplici mattonelle. Giovani migranti e scout di età tra gli 8 e i 21 anni le hanno dipinte, ognuno esprimendo il proprio concetto di pace. Ci hanno lavorato per un mese, i Boy Scout e i richiedenti asilo dell'associazione Noi e Voi, Onlus, che gestisce la casa di accoglienza Madre Teresa di Calcutta a Taranto. Noi abbiamo in realtà eh, come iscritti più di 800 iscritti. Le mattonelle sono sono state consegnate a tutti i ragazzi, quindi noi copriamo una fascia d'età che va dagli 8 ai 21 anni e hanno partecipato tutti i ragazzi presenti all'interno dei nostri gruppi. Abbiamo collaborato con il centro studi dove c'è tutto quello che è il materiale scautistico e pedagogico presente su tutto il territorio nazionale tutte le testimonianze e tutti i libri riguardanti lo scotismo. Con l'aiuto del comune di Taranto queste opere, autentico simbolo di pace e di integrazione, diventeranno delle installazioni che saranno posizionate in tre luoghi simbolici della città. Sicuramente quello che è eh, il filo conduttore di tutte le mattonelle un po' realizzate dai ragazzi è soprattutto questa internazionalità, perché molti ragazzi hanno... Uh, colorato hanno dipinto le mattonelle uh, inserendo il nome della pace in più lingue. E nonostante la pandemia, questa bella iniziativa è riuscita ad avvicinare, seppur a distanza di sicurezza, ragazzi cresciuti in luoghi lontani che ora al seminario del quartiere Paolo VI si sorridono dietro alle mascherine.